grande soddisfazione da parte di noi tutti, della comunità di Cogne, per poter di nuovo ospitare una gara di Coppa del Mondo che ci mancava dall'anno 2006. Certamente questa gara è stata una grande sfida per tutti noi, anche perché abbiamo accettato insieme con la Regione di organizzarla non più lontano di 6 mesi fa, durante l'estate, e in 6 mesi riuscire a mettere in piedi una macchina organizzativa di questo genere è stato veramente molto complesso. Ritengo però che, trattandosi di una sfida, questa sfida in parte sia già anche stata vinta, nel senso che grazie a questo evento si è riusciti a raggruppare intorno a Cogne, intorno alla Valle d'Aosta, tutte le forze migliori che ci sono all'interno, che hanno collaborato in modo spettacolare per riuscire a garantire questo esercito. Primi fra tutti l'esercito italiano, con la Scuola Militare Alpina di Courmayeur, che ci ha dato un aiuto veramente fondamentale sia a livello tecnico che a livello organizzativo. La SIVA naturalmente al fianco, la FISI e la FIS, che hanno comunque creduto in noi nonostante i tempi per organizzare l'evento fossero veramente molto ristretti. Ecco, voglio sottolineare proprio questo aspetto, che tante volte quando le sfide sono difficili, quando si hanno delle difficoltà, si riesce a tirar fuori le energie migliori da parte di tutti. Credo che questo stia avvenendo e avverrà ancora. Naturalmente la gara non è fatta, non siamo ancora arrivati al momento clou, però siamo veramente a buon punto. Abbiamo completato l'innevamento, che sottolineo è stato completamente artificiale su tutta la lunghezza della pista, compreso lo stadio, compreso in quanto non avevamo un centimetro di neve. Adesso per fortuna un po' di neve è arrivata, non tanta a Cogne, però è quel tanto che basta per rendere comunque l'aspetto della nostra località invernale, assolutamente invernale, e riuscire a mettere ancora in maggior risalto quelle che sono le bellezze che mettiamo a disposizione. Tra le collaborazioni voglio anche sottolineare il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che ha avuto un ruolo importante, perché comunque riuscire a legare un evento sportivo con chi fa del proprio mestiere la salvaguardia ambientale è comunque importante, e in effetti proprio su questo argomento abbiamo cercato di impegnarci al massimo per riuscire a fare un'edizione diversa dalle altre, e un'edizione green di una gara di Coppa del Mondo, e ci stiamo impegnando a fondo anche qui ancora una volta con la collaborazione della Regione in generale, di tutti gli assessorati, dall'ambiente ai trasporti, per far sì che appunto sia una manifestazione ecosostenibile, com'è nello stile, com'è nella vocazione di Cogne. E su questo aspetto poi sarà il nostro assessore al turismo che vi illustrerà meglio nel dettaglio quali sono le azioni concrete che stiamo portando avanti. Ultima cosa e concludo: credo che per riuscire a far sì che questo sia un successo sotto ogni punto di vista è importantissimo anche il ruolo che avrà la stampa, che avranno i media, perché è evidente che è importante essere bravi, ma è altrettanto importante far conoscere di esserlo, per cui il ruolo fondamentale dell'informazione in questa manifestazione giocherà un ruolo fondamentale. La gara sarà non soltanto gara sportiva, l'abbiamo detto in vari contesti, ma sarà un momento di festa, sarà un momento ancora una volta di aggregazione di tutti i tifosi, di tutti i valdostani, di tutti coloro che vorranno venire per dare supporto ai nostri campioni. E oltretutto in questo periodo storico abbiamo anche dei grandissimi campioni, già citati sia il presidente che l'assessore, da Pellegrino a De Fabiani alla Brocarche. Comunque hanno fatto e stanno scrivendo la storia dello sci in questo periodo. Per cui l'arrivederci a tutti è a Cogne, e che possiate aiutarci per far riuscire ancora meglio questa manifestazione. Grazie.